Camera.
Thank you.
carissimi amici di Sant'Agata, devo dirvi grazie anzitutto perché avete voluto tutti accogliere l'invito a fare di questa nostra processione cittadina un prolungamento della celebrazione liturgica che ci ha raccolti intorno all'altare nella Chiesa Madre di San Roma. Da quest'anno siamo tre a partecipare e partecipa nel segno della fede ai sacri della Settimana Santa e soprattutto al rito austero del Venerdì Santo. Siamo in sintonia con tutte le comunità cristiane del mondo. In questo momento rappresentate dalla comunità cristiana internazionale di Roma, che si unisce intorno alla figura di Sua Santità Benedetto XVI per realizzare la Via Crucis all'interno del grande monumento dell'antica civiltà romana e segno di testimonianza cristiana fino a martirio delle prime generazioni di cristiani di Roma, il Colosseo. Amici, io non posso anche questa sera non togliere e disgiungere questa esperienza di fede che stiamo vivendo e quasi già per concludere tra la nostra manifestazione di fede in chiesa, la nostra manifestazione di fede per le strade della città, con la statua di Gesù morto e la dolorata sua madre Maria, con le statue crudine che rappresentano i misteri della Via Crucis. Non posso, dicevo, disgiungere questa visione, questa esperienza da uno sguardo che non è soltanto di panorama come orizzonte fisico, ma come richiamo ad un'intima connessione tra la città, la sua fede antica e odierna, con il monte della croce. Non sempre un richiamo così di carattere semplicemente letterario o emotivo. Ho avuto la convinzione di quello che sto per dire quando questa mattina, quasi per caso, entrando nella Chiesa Madre di San Nicola, dalla porta laterale sinistra, ho scorto e letto con attenzione una epigrafe in lingua latina che fa riferimento al monte della croce e insieme ricorda anche la consacrazione di sei altari in marmo della Chiesa Madre di San Nicola attraverso la presenza del vescovo di allora, Monsignor Padula, vescovo di Bologna. E l'altro gesto avvenuto qualche giorno dopo, un anno dopo, 1904, con la fusione e benedizione della campana grande della torre campanaria della Chiesa Madre di San Nicola. Una campana alla quale nel patto di benedizione furono imposti tre nomi. Il nome di Maria, il nome di Nicola, femminile, come se fosse Nicola per i paesi, Nicoletta per noi diminutivo, Maria, Nicola e Agata. Tre nomi, affidati alla campana grande della torre campanaria della Chiesa Madre, a sorveglianza e a richiamo del ritmo della giornata che scorre, alle vicende e misteri
della vita storica di Gesù che attraversano il tempo del nostro vivere sulla terra, vi richiamo alla nostra elevazione di mente e di cuore, alla presenza misteriosa di Dio che regna sulle sorti nostre, sulle sorti della città, sulla fatica degli uomini, sui desideri delle donne, sulla crescita dei fanciulli e dei giovani. Mi piace leggere, e concluderò subito, l'espressione che conteneva nell'epigrafe, che si legge in basso essere stata posta dal parroco di allora, un certo sacerdote di Tanta, nell'anno 1904. Mi piace leggere l'epigrafe nella sua parte iniziale, Profetus Fatula, Episcopus Fulius Decesus Domini, XVII Cadenza di Ultimi Tempi non del Pesimi Ter, Secondi che lo scusa. Cruce, in tabuni ne monti nostri di Aretta, magna contante caterva delle Cisi, e qui la bellezza del piano che sintetizza la trasmissione di valori storici, di valori di fede della antica città di Sant'Agata alle generazioni che oggi la popolano e la rendono viva. Dunque il testo delle Cisi, la croce che viene eretta in capigna monte, sulla parte più alta del monte, del nostro monte, in quella che tutto nostro si vede tutta la partecipazione di mezzo, di solidarietà, di sentimento, delle famiglie di Sant'Agata di allora, consapevoli di questa realtà permanente che diciamo alla identità della croce di Cristo e la crescita della nostra famiglia umana, nella crescita della nostra civiltà, nella crescita dell'organizzazione della vita civile della città di Sant'Agata. Questo nostro, questo richiamo, il monte considerato nostro a Gesù, a me pare che richiamo in una realtà da sapere accogliere, rilevare e vivere quotidianamente. Se il monte della croce sta bene la città di Sant'Agata. E mi riferisco non ad una manutenzione di carattere semplicemente naturalistico e ecologico, ma ad un valore di carattere spirituale che sembra porre la città di Sant'Agata su un altro cammino di monti, su un'altra elevazione di montagna che fa da Rinchieri d'Italia ad Papuna in monti, cioè alla vetta del monte della Croce. Sembrano essere due elementi di unica dinamica. Se va giù Sant'Agata, va bene anche il ponte della croce. Se il punto della croce è collocato da sottiva all'altitudine del monte, viene ad essere oscurato, disconosciuto, trascurato, bene anche il livello di vita civile, sociale, religiosa delle famiglie di Sant'Agata, cadono, perdono l'elevatezza, perdono il ed è significativo notare come in questa litra che così come dire eloquente, forme la verità della scritta, si fa riferimento ad una magna caterva, cioè una grande moltitudine di uomini e donne che partecipano al rito di quella benedizione semplice e pure solenne. Amici, e la magna caterva della grande moltitudine di uomini e donne, fanciulli e giovani, che questa sera riempie la città piazza della città di Sant'Agata, quasi a forza dietro di quella iniziativa storico-religiosa di quasi un secolo fa, quando è stata collocata la croce su quel monte, a custodia delle case di Sant'Agata. Amici, la croce è la parola più difficile e anche la parola più seria del nostro cristianesimo. Non c'è altro segno che quasi possa risvegliare la nostra civiltà che cresce nei secoli attraverso il sangue del martirio, attraverso la bellezza e il calore dei giovani,
attraverso l'innocenza del figlio e soprattutto attraverso il travaglio, il lavoro che sta usando il Signore nei nostri cuori, che vivono nelle officine, nei campi, in qualunque ambiente, la nostra richiesta di intelligenza e il cuore umano per far costruire l'umanità, costruire la nostra città. Auguro che la città di Sant'Agata non perda mai questo richiamo, non soltanto per il culto da avere nei confronti della croce del mondo, ma soprattutto per il culto da avere nei confronti di quella croce non nella sua stanza, linea o pietra o stanza, ma richiamo a quella croce che è il simbolo della nostra salvezza e della nostra redenzione, perché soltanto la croce di Cristo rischiara, eleva, sottiva le nostre tante mille croci. Le croci in questi giorni si toglie la vita perché assistiamo dalla mancanza di lavoro. Le croci di tante famiglie nelle campi, il dissenso economico accolto il respiro e con l'orizzonte di vita. Le croci dei giovani delusi nelle loro attese. Le croci dei piccoli violati nella loro innocenza. Le croci degli anziani abbandonati nelle costruite ospedali. Nella croce noi troviamo il simbolo del nostro riscatto e la parola più alta della nostra vita.